Ciao ragazzi, ci sta Campbell AV. Allora, volevo fare un video su Pirlo e sulle sue dichiarazioni di ieri. Pirlo ha dichiarato che Ancelotti non può essere considerato e ritenuto superiore ad allenatori come Lippi, Conte e Allegri. Guarda un po', proprio tre allenatori targati Juve. Poi ha detto che in Italia stiamo distinguendo come allenatori italiani De Zerbi, italiano e un altro che non mi ricordo, e poi ha detto che bel gioco o non bel gioco comanda chi vince. Allora Pirlo, io ti vorrei dire una cosa: sei stato un grande giocatore, ritirati, fai come gli altri grandi giocatori della tua generazione, come Gerrard, come altri, ritirati, perché come allenatore sei scarso come allenatore, come tutti gli altri tuoi compagni, Pippo Inzaghi, Cannavaro, Fabio Cannavaro, tutti quelli della tua generazione che allenano sono scarsi, Gattuso, Nesta che fa gioco difensivo, Grosso pure, anche se ha fatto un buon campionato l'anno scorso, l'unico che si salva forse è Gilardino che sta facendo vedere qualcosa. Sei scarso come allenatore e in questa intervista dici delle fandonie, delle stronzate, perché se è vero che bel gioco o non bel gioco comanda chi vince, comanda Ancelotti, perché quello che ha vinto Ancelotti è incommensurabile rispetto agli altri tre. Sei un gobbo Pirlo, sei un gobbo, e stai zitto, perché devi dire grazie ad Ancelotti se tu hai vinto, sei Pirlo, hai fatto grandi cose grazie al Milan. Ok, quindi non puoi venirci a dire che Ancelotti è di gran lunga superiore a questi tre, a parte che Allegri non ha mai vinto la Champions e Conte non ha mai vinto la Champions, hanno vinto qualche scudettino sia l'uno che l'altro, ok? Quindi non è paragonabile a un mister come Ancelotti che ha fatto incetta di trofei internazionali che non sono paragonabili ai trofei nazionali, ok? Quindi shut up, e Ancelotti è di gran lunga superiore. E noi parliamo di Lippi, l'ha vinta la Coppa dei Campioni ma a spizzichi e bocconi con quella finale ai rigori, però Lippi ha vinto la Coppa del Mondo, lo rispetto, ci può stare, ma gli altri due, e comunque Ancelotti anche... Cioè, diciamo, Lippi ci posso anche pensare, ma gli altri due assolutamente no. E poi se dici che bel gioco o non bel gioco comanda chi vince, tu non comandi, perché con la Samp stai per andare in Serie C e sei un disastro come allenatore e non fai un bel gioco. E allora comanda Ancelotti, che di gran lunga ha vinto molto, molto, molto di più di quelli che hai citato. E devi dire grazie al Milan, perché la Champions League l'hai vinta col Milan e sei diventato grande grazie al Milan, ok? Quindi quando parli di Ancelotti, che è il più grande di tutti, che ha vinto la decima Real Madrid, che non mi ricordo manco più quante Champions ha vinto, conta chi vince Pirlo, chi vince, vince. Ancelotti ha vinto tantissimo, incommensurabilmente di più di Conte e Allegri, che non sono stati capaci di vincere niente tranne che scudettini. Allegri degli scudettini senza avversari, perché al Milan vinse con uno squadrone e fu capace pure di perdere uno scudetto con uno squadrone. Con la Juve ha vinto senza avversari, perché non c'erano Inter e Milan, aveva come avversari la Roma di Garcia e il Napoli di Sarri. Con tutto il rispetto, Roma e Napoli non sono storicamente mai stati avversari temibili, quindi ma che vai dicendo? E poi mi stai a dire che conta chi vince? Allora De Zerbi che ha vinto? L'italiano che ha vinto? Perché li citi? Tutti citano De Zerbi, italiano, tutti, non ci vuole Pirlo. Che vi devo dire ragazzi, purtroppo a volte arrivano queste dichiarazioni che è proprio... questo è il problema del calcio italiano, non avere degli allenatori che sanno guardare al futuro, innovatori, sono allenatori legati ancora al passato, basta vedere Nesta. Nesta che fa un gioco difensivista, ci mette gara, entusiasmo, la comunica ai suoi giocatori, organizza bene la fase difensiva. Adesso ha detto che a lui non interessa niente, interessa solo il risultato. Sono allenatori che dovrebbero portare innovazione. Non è vero che conta solo chi vince, non è vero, non è più vero nel calcio di oggi. Nel calcio di oggi conta anche chi propone un calcio divertente, chi fa entusiasmare i tifosi. Spiegatemi perché Cassano è ancora idolatrato, osannato, perché ha fatto divertire il popolo. Maradona,
perché è considerato il più grande di tutti? Perché ha fatto gioire e divertire i popoli con, con la loro creatività, la fantasia, con le loro trovate. E poi se conta chi vince, devi ammettere che Ancelotti si può dire che è molto 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 di gran lunga superiore a Lippi magari lo lascio un po' da parte, ma a Conte Allegri no way, non c'è proprio paragone. Fatemi sapere cosa ne pensate, alla prossima bella vicersi.